Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo un gustosissimo tortino di patate con funghi champignon e funghi porcini. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 600 g di patate, 400 g di funghi champignon che ho tagliato a fettine sottili, 25 g di funghi porcini secchi che ho già messo in ammollo da circa una mezz'oretta. Ci serviranno 20 g circa di burro, più del burro a parte che ci servirà per ungere la teglia, uno spicchio di aglio, del prezzemolo a piacere, olio, sale e pepe. Preriscaldate il vostro forno a 200 gradi e mettiamoci subito a cucinare. Ho preriscaldato questa padella, andiamo ad aggiungere il burro, lasciamolo sciogliere un attimo. Spezziamo i nostri funghi porcini secchi e aggiungiamoli in padella. Diamo una veloce mescolata. Aggiungiamo un pizzico di sale, non troppo perché poi andremo a salare anche le nostre patate quando andranno in teglia, e una macinata di pepe. Filtriamo poca acqua dei funghi. Teniamo il fuoco medio-basso e lasciamoli cuocere per una ventina di minuti. Nel frattempo prepariamo le patate. Dobbiamo tagliare adesso le nostre patate che serviranno poi nella nostra pirofila da forno. Io utilizzo la mandolina per avere tutte le patate tagliate uniformemente. Potete tagliarle naturalmente anche con un coltello da cucina. Va benissimo, alla maniscia. Io le taglio tutte circa mezzo centimetro per la lunga, perché naturalmente essendo lunghe e strette mi trovo meglio così. Le taglio tutte, le dispongo qui e poi andiamo avanti. Siamo pronti a comporre il nostro tortino di patate e funghi. Andiamo per prima cosa a imburrare la teglia con il burro. E ora disponiamo le nostre patate tutto attorno. Andatele a sovrapporre leggermente in questo modo. E continuate così tutto attorno. Con quelle più piccole andate a coprire anche gli spazi vuoti. Ora andiamo ad aggiungere una parte dei funghi, solo i funghi champignon in questo caso, perché poi i funghi porcini li metteremo solo in alto. Aggiungiamo un pizzico di sale tutto attorno, l'aglio che abbiamo tritato in pezzettini piccolini, una parte, un pizzico di prezzemolo, macinata di pepe. E continuiamo così fino a riempire tutta la nostra teglia. Solo una precisazione: prima di aggiungere il successivo strato di patate ho dato un giro di olio tutto attorno ai funghi e alle patate sottostanti. Abbiamo aggiunto un altro strato di patate, i funghi champignon e infine i funghi porcini, che una volta in forno andranno a insaporire con i loro succhi e il loro sapore tutta quanta la teglia. Ultimissimo passaggio da fare è aggiungere il rimanente aglio tutto attorno, il sale, una generosa manciata di pepe macinato nero, un po' di prezzemolo, lasciamone una parte come decorazione finale,
o tre giri di olio. Ora non ci resta che cuocerla in forno preriscaldato a 200 gradi per una mezz'oretta circa. Ci vediamo dopo per il risultato e intanto io apparecchio la tavola. Il nostro tortino di patate e funghi champignon con i funghi porcini è pronto per essere gustato. Lasciatelo intiepidire un attimo come stiamo facendo noi prima di sedervi a tavola. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta, ci vediamo domenica prossima. Ah, e non dimenticatevi che vi siete iscritti al canale YouTube? Ci sono un sacco di ricette che vi aspettano, compresa questa. Ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.